comunque l'avevo impostato, speriamo che rimanga. Ora sì. Ah, ora sì. Allora, buonasera. Andiamo. Facciamo sta partita, va. Ci arrivo da finire l'evento. Quello l'avevo finito. Che non ho 5, no? 5 su 5, 20. Ah, se possono ancora fare per il principale. Anzi, stasera giochiamo contro campionato di football. Ovviamente siamo ancora alla divisione 9, perché si è resettato tutto al match. Significa stato connessione. Allora, contro Giuve, Juve contro Giuve. Bella partita sarà. Azzo. Juventus contro Giuve. Questo è un altro italiano. Cambio la maglia, mi metto questo. Vai. Al match. Dai, utente, sbrigati. Ben ritrovati amici telespettatori alla nuova edizione di questo Ciao. torneo che tutti noi attendevamo da tempo. Il conto alla rovescia è finalmente terminato, la giornata di Sì. oggi che molti avranno cerchiato in rosso sul calendario è pronta a regalarci tutte le emozioni che ci si aspetta da una partita inaugurale. Molte le squadre in campo, tante e diverse tra loro, le rispettive ambizioni e aspettative. Non andate No, ho via, sbagliato. mettetevi comodi, tra poco si parte. Il cammino per il titolo comincia da qui. Dove vai? Dove Che stadio vai? magnifico! È davvero una struttura fantastica, un teatro perfetto per una partita tanto attesa. Oh, cosa mi ha tolto? L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Mbappé, iniziativa interessante, può concludere! Non ci credo, ma cominciamo con i pali, mo. Ma cominciamo con i pali e le traverse. Prova a superare la difesa con un filtrante. Può tenere qui, cercherà il tiro. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Il compagno l'ha messo in ottima posizione con un passaggio da manuale. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Maignan è un giocatore che ha già dimostrato di essere decisivo più volte nella sua carriera. Per un Dai! portiere non è così facile, Fabio, ma lui è stato protagonista assoluto dei due titoli consecutivi vinti in due nazioni diverse con squadre differenti.
Non può essere un caso questo. Tra i pali è tra i migliori in assoluto, ma sta crescendo molto anche nel gioco con i piedi e soprattutto nelle uscite alte. Ha senza dubbio. Rafael Leao. Il pallone ha superato la linea. È a schillare a casa tua, vai. A quanto pare le prime conclusioni sono a senso unico. Non ci hanno messo molto a trovare il giusto ritmo. Hanno preso subito in mano le redini della gara e cercheranno di costruire da lì. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. E passa! Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Cerca la profondità, ma niente da fare. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Ah, oh, porca miseria, perché non la prende? E con occasione di contropiede. Azione fallosa. Cosa azione fallosa? Rafael Leao. Errore qui, pallone sprecato. Prova a darla profonda, nello spazio. Se ne va. Vlahovic! Scusa, no! Conclusione che va fuori, neanche di poco. Si era infilato benissimo tra le maglie difensive, peccato! Ma non posso più. Porca mette il turno. Pallone interessante, in verticale. L'appoggio sulla fascia. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Cerca il movimento di sé in profondità. Vlahovic la mette in mezzo. No. È un pallone invitante, sarebbe stata una grande occasione. Non vuole entrare. Occasione da rete. Ma porca miseria. È chiaro che cercheranno di mettere la palla sulla testa dei loro giocatori più alti. O forse no. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Rabiot. Ottima discesa sulla destra. Cavallo pazzo. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento. Troppo lunga. Fabinho vede lo scatto e cerca la profondità. Rabiot. Zielinski si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Oggi no, non gli danno riesco tregua. A superarmi, sì, la difesa è stata molto riesco. Efficace a chiudergli gli spazi. Ma tu... passa il pallone però male. Niente, non riesce. Errore qui, il pallone sprecato. Di... sceglie di andare per vie verticali. Prova a metterci il piede. Una bella giocata nello spazio. Qui può partire il contropiede. Mbappé. No, l'ha tirato prima. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Non c'è Mignani in porta, tra l'altro. La mette sulla sinistra. Supera il diretto avversario. Può liberare il tiro. E Mount! Fa buona guardia Maignan. Non si passa. Ottima parata. Non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. È molto probabile che giocheranno palla a terra con una difesa così imponente. Salta e colpisce di testa. Niente da fare. Ha perso una buona occasione. Era proprio lì, davanti alla porta. Ma ha buttato via l'occasione. Davis prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Splendido dribbling qui. Grangio tocca con la testa. Ah. Colpo di testa che si perde sul fondo. Era bella l'azione.
C'è Messi? Messi? Non si tira indietro e conquista il pallone. C'è Messi? Tira la mamma, tira l'avvocato. Fabinho. Neymar. Arpiona la palla prima che arrivi a destinazione. Il fischio dell'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare. Nessuna delle due squadre ha concesso nulla agli avversari. Nel primo tempo alcune difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Si dice spesso che a questi livelli non esistono partite facili. Oggi di sicuro è uno di quei casi. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Ma l'avvio di gara sembrava promettere bene, con un paio di belle occasioni da gol. Dai, poi forse è subentrata un po' di stanchezza dopo gli sforzi iniziali, ma abbiamo ancora un tempo tutto da seguire. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. Si ricomincia. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più... Rafael Leao! Una palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Se ben eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Peccato che qui la conclusione non sia... Va di testa! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. No, sbagliato. Rafael Leao prova a fare sfoggio della sua tecnica. Attenzione al tiro! Cerca l'uomo là davanti. Rabiot. Bello. Ha cercato la giocata nello spazio. Ma la mette in avanti. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Opta per il lancio lungo. Fabinho. Ah, porca miseria, mi fa tirare in porta. Non mi fa tirare il pallone morbido, però... si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Ci prova con un pallone profondo. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Vlahovic. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Il pallone per Neymar. Riceve in ottima posizione. Pallone interessante, in verticale. Sul filo del fuorigioco. Si sono salvati e le probabilità non erano. L'arbitro ha ravvisato una regolarità. Sembra cartellino. Che l'arbitro voglia intervenire. Bravo, arbitro. La passa liscia, si prende un cartellino. Ci sta tutto. Vabbè, Dumia. Vado dritto sul giocatore. Primo cambio in arrivo, serve uno spunto dalla panchina. Davis cerca il movimento dei suoi in profondità, se ne va, mette in mezzo il traversone. Ci è andato davvero vicino. Capisco la sua frustrazione. Perché non l'ha preso? C'è l'opportunità per il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio è riuscito. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Messi prova a darla profonda nello spazio. Fuori gioco, fuori gioco. In offside da guardaline. Mi dispiace, ma è fuori gioco. Non è vero, non mi dispiace affatto.
Perché è venuta così lunga? Wan-Bissaka. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Posso Sceglie di fare andare cambi per vie pure io? No, verticali. non posso fare cambi pure io. Pavard. Cerca il passaggio, Questa ma non palla trova di la merda. precisione. Pavard di merda, Giuseppe Rotto. Non posso fare la pausa. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Non posso fare la pausa. Secondo me dovrebbero provare a sfruttare di più le corsie laterali. Non c'è fuorigioco, si va e va a colpire di Sì, testa. Ma è fuori dalla rete. Un gol pesantissimo questo, soprattutto a questo punto Dusan della gara. Vlahovic. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Metto Romario, volevo mettere Rostà, Ronaldo al posto di Vlahovic, che secondo me si è salvato. E sai che ti dico? L'ho portato Messi. No, non l'ho portato, ero convinto che avere Messi. Ma eccolo, dicevo che ce l'avevo. Via, l'attacco completamente cambiato. Sono pronto, vai. Arriva il momento del primo cambio, serve mischiare un po' le carte. Punteggio di 1-0 al referto. Sono in vantaggio, ma c'è ancora tempo. La partita rimane aperta. Ah, sbagliato. Rimessa mal calibrata e Che palla regalata agli Ronaldo! avversari. Che fuori gioco. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti. Si riparte con un fallo laterale. Ed è il pallone oramai. La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. Il punteggio è quindi di 1-0. Madonna, sei un pallone Opportunità di ultimo. ripartire. Oh, Una bella stronzo, giocata mi nello rotte. spazio. Non si lascia abbindolare, recupera palla. Lewandowski. C'ha pure Lewandowski, sto stronzo. Un'altra azione in copertura. Faccelo pure È io, vero che veramente. stanno sbagliando tanto, Fabio, ma l'approccio è quello giusto. Stanno Contrasto irregolare Vabbè, dunque allora, calcio di se dobbiamo punizione. fare Arriva il direttore di gara, la vediamo lotta cosa libera, decide. buttalo Scatta la fuori! punizione, prevedibile. Buttalo fuori! Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Da dietro è Non bisogna rosso quello! degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori Oh no! saranno sicuramente preoccupati. Qua stanno buttando i fuochi. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Ma dai! Sai, sulla punizione fuori gioco. Messi. Tornano subito sulla palla. Giocata nello spazio, in profondità. Gran colpo di testa. Modo! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. Era un'occasione ghiotta, Fabio. Non ha trovato la porta, ma la difesa avversaria ha avuto un brivido. Hanno bisogno di più ritmo, però, Fabio. Devono farla girare più velocemente. Romario Barò fa buona guardia Maignan. No, che mi ha preso. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono. Questo errore potrebbe essergli fatale. E Ma anche no. passa. O anche no. No. Ma perché i passaggi li fanno a merda sto Libera il gioco? compagno meravigliosamente. La gioca in profondità. Zielinski prova a spingere sulla corsia di sinistra.
Gioca una palla lunga. Palla filtrante per Messi. Avanza deciso. Supera il diretto avversario. Prova su Cristiano Ronaldo. Madonna. Si è mancato poco, proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara. Finisce qui. Una bella vittoria, davvero obiettivi completati. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, ci siamo portati la vittoria a casa. Nel secondo tempo sono rientrati dagli spogliatoi con lo spirito giusto e sono riusciti a trovare il gol della vittoria. Vediamo un po' di atmosfera. È finito il tempo Alexa, a nostra disposizione. Relax. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio. Devo mettere anche il tocco de classe. Si vede? No. Madonna. Non si vede? Troppo luminosa? Non si vede, troppo. C'è troppa luminosità. Ma lascia lo stesso, la dire. Peccato, non si vede niente. Ah no, però. Ma è la luminosità il problema. Cioè, se la metto qua si vede. Così non si vede, così si vede. Ah, giustamente forse era al contrario. Ce l'ho, la mettiamo al contrario così si vede. Almeno si vede. È retroilluminata così. Allora. Andiamo prima a riscuotere velocemente. Che caldo che sto sentendo. Le 50 monete. Yeah. Perché sono andato qua? Ah, obiettivi, era qua. Però obiettivi della carriera, chiamiamo la carriera, magari ci fosse la carriera. Mantieni la porta inviolata nella parte. Ah. 5 su 5 vittorie nel campionato? Davvero? Non lo ricordavo neanche. 2000. Immagino che il resto devono appendere la posta, che è qua. Le 50 morì. Yeah. Ok. Non ricordavo neanche. Procediamo a farne un'altra, va. Non so, non c'è nessuno.
Proviamo a farne un'altra, va. Azza, questo deve essere forte. Un nome arabo. Siamo in trasferta. Ormai sai. Che c'è sai sta divisa che ci hanno regalato ormai. Dico sfigato che la mette, non fa niente, mi piace. Van Dijk, Ramos, Hakimi, Modric, Pedri, Mbappé, Neymar, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, che Dio mio. Finiamo là. Una stagione fin qui ineccepibile, potrebbe essere già arrivata al suo punto di svolta. Una sola vittoria li separa dalla gloria e da una promozione che a fine partita potrebbe essere saldamente nelle loro mani. Guai Sta però parlando a fare di i me. conti senza l'oste. A nessuno piace interpretare il ruolo di agnello sacrificale ed entrare nella storia dalla parte sbagliata. Oggi gli avversari. Mbappé! Tocco morbido. Cristiano Sembrava Ronaldo. Troppo vario. Supera il diretto avversario. Una buona idea, ma ha impattato male il pallone. Va alla ricerca di un compagno davanti. No. Non ha sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa. Iniziativa interessante. Difesa ben piazzata, pronta ad assorbire l'inserimento coprendo la profondità. Pedri si assicura di non far correre rischi al portiere. Si fa avanti in territorio nemico. Vlahovic. Se ne va. Vlahovic la mette in mezzo. Il portiere ha letto bene la traiettoria del pallone. Arriva Cristiano Ronaldo. E passa. Mbappé. C'è spazio per calciare. Ci prova. Fa buona guardia Maignan. No! L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Ecco il tiro! Fuori di poco, sfortunati qui. È la sua mattonella quella, ha fatto bene a provarci anche da così lontano. Non è andata bene, ma resta un gran tentativo. Ci prova con un pallone profondo. Riceve bene Vlahovic. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Dai, ma cosa fischi? Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Stavo per girarmi e tirare. Fammelo vedere il fallo, vigliacco. Posizione davvero ghiotta, vedremo se capitalizzeranno. È la mattonella giusta per andare non direttamente le so battere, in porta. Le punizioni ci provano. Paracchia è un pallone fuori misura. La so battere. L'altezza sui calci piazzati è decisiva. C'è ben poco da fare se l'avversario salta più in alto di te. Allontana la sfera guadagnandosi un attimo di respiro. Errore qui, pallone sprecato. Pavard. Se ne va. Pallone in aria. È attento e allontana senza problemi. Pavard. Pericolo in aria. Non mi ha fatto girare. Ci crede, no. Cerca la volta. Se la sono cavata per un soffio. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Shaw. De Bruyne. Prova a darla profonda nello spazio. Palla allontanata senza troppi complimenti. Vede lo scatto e cerca la profondità. Supera il diretto avversario.
Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. L'avversario alla meglio nel corpo a corpo. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. La mette in mezzo. Cerca l'uomo là davanti. Mbappé la gioca a sinistra. Perché non volevo lasciare di là io. Pedri. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Riceve bene Vlahovic. E passa. Vlahovic! Una palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. L'aveva messo davanti alla porta, ma non ha centrato il bersaglio. In ogni caso, il passaggio è stato splendido. Ci mette la testa. Oh, peccato. Niente da fare, ha perso una buona Era occasione. Era stato bellissimo. L'errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Cristiano Ronaldo. Però bravo a portiere. Sinistra con il passaggio. Se ne va. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. La difesa spezza questa azione personale molto per cercare no. Dice di no. Bravo Vignan. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. E sbaglia completamente il suggerimento. Si avvicina alla porta. Vlahovic. Salvati dal palo. Sì. E dalla rete. Vabbè. Istinto da predatore. Raccoglie la palla vagante in sacca. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Hanno rotto gli indugi con questo gol e ora possono controllare la partita. È qui che la partita diventa interessante. Agli avversari non resta altra scelta che prendersi qualche rischio in più. Vlahovic. Mbappé. Porca. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Arriva Cristiano Ronaldo. Ancora una volta la difesa non regala niente. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. C'è nessuno. Apertura di gioco sul fronte opposto. C'è il lungo pallone in avanti. Mbappé si allunga per arrivare al pallone. Ah, porca. Sono finiti i primi 45 minuti. Squadre negli spogliatoi. Primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo così. Ci possa ancora di più. Prima mi ha tolto proprio il passaggio quello col contrario. Non un vantaggio che permetta di adagiarsi sugli allori, ma si tratta pur sempre di un gol in più degli avversari. Ancora 15 minuti di pausa prima di rivedere le squadre sul rettangolo di gioco. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. Il direttore di gara ha già mandato tutti negli spogliatoi. Con un solo gol a referto, nonostante il gioco macinato da una parte e dall'altra, è tutto ancora da decidere. Si ripartirà dall'1-0 di questi primi 45 minuti. Ma non ho battuto io. Inizia adesso il secondo tempo. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. No, sbagliato. Pedri. Palla a De Bruyne. Lewandowski. Opta per il lancio lungo. Arpiona la palla prima che arrivi a destinazione. Mbappé passa il pallone, però male. Scodella in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Hakimi prova a superare la difesa con un tiro. No! La mette in rete. L'Egitto pareggia i conti. Lewandowski è stato molto bravo. I passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita,
È stato un cambio veramente azzeccato. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo cambio, sul lo stava già in campo ora prima. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Niente di fatto, azione interrotta. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Ma porca! Hakimi. Ecco Lewandowski. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. 80.314 spettatori. Oh, peccato. Guarda un momento che poi cambio pure io. Una bella giocata nello spazio. Rabiot ha spazio, prova la conclusione. Ottimo il movimento a impattare il cross, gol sfiorato. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. E passa. Sceglie di andare per via. Fa buona guardia Maignan. No. Neymar. No, che tiraccio. Forte il mio Neymar, anche se sta stanco. Madonna, Vlaovic sta morendo e allora ci pensa lui. E lui andrà al posto di Neymar stavolta, non di Neymar qua. Ho deciso. Ma guarda che non posso fare nessuno. Mi sembra che la chiamo metto Rodrigo, se ne fa niente. Almeno gli dà velocità e offensivo. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Vogliono vincerla e faranno di tutto per farlo. Oh! E c'è il gol dell'Egitto. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Che puttanata che ho fatto. Puttana. Una grande caparbietà sull'indecisione della difesa, che a questi livelli si paga sempre a caro prezzo. Sempre lui, ancora una volta, doppietta. E passano in vantaggio. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Palla in avanti, verso il compagno. No, che dimostra quanto può essere coglione un portiere, diverso. Prova con la palla lunga. Davis. No. Supera il diretto avversario. Lewandowski, al momento giusto, al posto giusto. Lewandowski ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito. Grave distrazione qui. C'è il cambio di lato sull'altra fascia. Cristiano Ronaldo. Ma porca. Decide di giocarla in profondità. Ecco Lewandowski. Palla filtrante per Messi. Se ne va. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Conclusione. E il palo salva il portiere. No, no, dai, se l'è buttata in porta. Se l'è buttata in porta. Molto comodo ora. Era al posto giusto, al momento giusto. Grande fiuto del gol in questa azione. Ma che errore la difesa. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Ecco Mbappé.
Pallone interessante in verticale. Messi e passa. Cross verso il centro. No! Lungo passaggio in avanti. Bene. Hakimi. Una bella giocata nello spazio. Qui ha cercato il traversone. Insomma, poteva farlo meglio. Ah. Rodrigo prova a superare la difesa con un filtrante. Supera il diretto avversario. C'è il cross. Non tergiversa e allontana la palla. Oh, bastardo. Sceglie di andare per via verticale. C'è il tiro. Beh, questa è proprio una ciabattata, Possesso di palla prolungato per amministrare il vantaggio. Errore qui, pallone che sprecato. Fa? Perché è tornato indietro? Hakimi. Sulla destra. La palla viene rigiocata verso l'interno. Vede lo scatto e cerca la profondità. 3 minuti già pressimo. Mbappé! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Questa, perché... E lo maltratta addirittura per recuperare la palla. Però non c'è fallo. Di nuovo lui. Non si passa. Ottima parata. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. E cercherà di metterla in mezzo. Si sbarazza immediatamente del pallone. Finisce così. Non c'è più tempo. Ma è incredibile l'occasione che hanno perso oggi. Traditi forse dalla stanchezza, va bene, nel finale, quando dovevano tenere. Ma è incredibile, non si può perdere così. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è... Leggia pure il coltello della Lazio, che bastardo. Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Evidentemente gli avversari... Io esco, vorrebbe rimanere. Provare il microfono. Ah, qua è andato offline. Ci vediamo adesso. Quindi solo il gioco che metti può essere in mare. È molto limitato. Mancava. No, può iniziare qualcuno, va. Ma questo perché non l'ho mai usato? 90, porca miseria. Posso farne niente, perché? Ah, quell'ultimo che ho preso è Monnaibete, non è vero. Ah no, stava, sì. Romero. Stanno in panchino, Davis. Questo mi sa che può essere... Sì. Accensione automatica. Passerà 83 a... 84. Ha preso un punto. Buono, buono. Un altro... Oh, si vuoi rischi.
Selezione automatica. Cirischi mi passa da 89 a 90. No, rimane 89, troppo poco. Oh, Mancini. Anche un'immagine 84 rimane 84. No, 85. Nonostante fossero due pure questi, ma basta, gli altri sono scaduti. Io voglio ricomprare Chiesa. Ah, posta? C'è posta? Grazie. Posso utilizzare questi io. Per esempio, Lusan, posta? No. No, no, Vlahovic è arrivato però. Dante, per esempio. Potremmo aumentare di livello Dante. Per niente però questo è e allora passa da 78 a 88, 10 punti, ammazza, ottimo. Ciò vuol dire che Dante è, come si chiama, il primo Hoffenheim, non entra a far parte dei miei titolari. No, Brighton c'era, visto? Anche gli altri si sono messi bene, però. Tanto c'era un panchino almeno. No. Andiamo questo, allora. Ah, li farà contrario, giusto. 78, eh? Basta. Rossa, 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 Dante. Che poi mi dà 76, non so perché. Vabbè. Se lo metto a posto di Mancini, 76. Buono, buono. Abbiamo migliorato un pochettino la difesa. Cosa non ce l'ho, no? No. Cucurella, li ho chiamati. Vera. Posso chi me lo porta? Di lui. Perché 65? Va bene così, no? 1407. Io direi che per stasera va bene così, sperimento.